Non bastano mille capricci, il Crotone, o meglio la dirigenza e lo staff preposto ad accaparrarsi i migliori talenti in circolazione, Ursino e Gianni Vrenna in primis, si vogliono raddoppiare cercando di portare in riva allo Ionio anche l'altro Ricci, Matteo per la precisione, fratello di Federico, già approdato in rossoblù. E crediamo che il tutto non sia affatto legato ad una questione familiare. Premesso ciò, l'arrivo di Federico è già considerato un grosso colpo di mercato e la società pitagorica, senza fermarsi un attimo, sta affilando le armi per completare la rosa tra cessioni, riconferme e nuovi arrivi degna del campionato passato. Bidoui dovrebbe tornare al Parma per volontà degli emiliani, che potrebbero lasciare in Calabria Ligi e mandare il portiere Baise e l'attaccante Sprocati, giovani interessanti come Petagna del Milan, pupillo di Inzaghi, che qualora dovesse decidere di accasarsi in riva allo Ionio per maturare le sue doti tecniche, sarebbe sicuramente un grosso acquisto per i rossoblù. Altri giocatori del Milan sono nel mirino del Crotone, si parla anche del possibile ritorno di Vantaggiato. Naturalmente un nome esclude l'altro in base al ruolo. Quello che ci preme sottolineare è comunque la tempestività, il dinamismo, oltre le capacità intellettuali della nostra dirigenza, che ha iniziato il mercato nel migliore dei modi, con la consapevolezza di voler far bene per allestire una rosa competitiva. Serata di gala per l'Accademia di Karate Croton Martial Ryu l'altra sera alla Palamilone. Maestro, siamo nella serata conclusiva, una serata che richiama tutti i tuoi atleti e che comunque serve anche a celebrare i successi dei tuoi ragazzi ottenuti in Sicilia. Cosa significa questo? Questo ci gratifica tanto, siamo felici perché vuol dire che la nostra associazione sportiva sta lavorando bene. L'importanza del torneo siciliano? Insieme agli altri Open svolti durante l'anno, questo è il terzo che abbiamo svolto quest'anno, e arricchisce sempre di più, diciamo, il curriculum di questi ragazzi e della nostra scuola. Tanto è vero che questi Open, diciamo, servono per il ranking, la graduatoria nazionale giovanile, cioè gli atleti che si distinguono in queste competizioni potranno aspirare a diventare atleti della nazionale italiana. Per quanto riguarda invece le atlete? Le atlete, allora, è capitato adesso questo periodo che è dedicato al saggio, abbiamo fatto gli esami interni dove tutti quanti hanno ben conseguito, diciamo, il loro grado di cintura e abbiamo strappato, diciamo, 3 giorni per questa gara. Le ragazze stanno lavorando bene e promettono, sicuramente si faranno sentire. Vito, ci diceva il tuo maestro che hai ripreso a combattere dopo 3 mesi di infortunio. Questo però non ti ha fermato, perché sei riuscito a conquistare l'oro in Sicilia. Fermare è impossibile, perché se uno ha voglia deve continuare. E ho avuto il braccio lussato in un allenamento in palestra, però sono stato fermo, poi ho ricominciato ad allenarmi, poco, ma con la voglia di vincere si vince. Bravissimo, mi devi spiegare perché tu hai 2 cinture? Marrone e nera. Perché? La nera si dà dopo 3-4 anni di marrone, primo danno, secondo. E oggi passi nero? No, oggi è il terzo anno. E quindi devi continuare a mantenere la marrone? Marrone e nera. Anche tu hai avuto un buon successo in Sicilia. Sì, sono arrivato terzo, anche se poteva andare meglio. A che cosa debiti il primo posto non conquistato? Non sono andato tanto male, perché non lo so, mi sentivo un po' pesante, non lo so. Complimenti. Abbiamo messo il bronzo tra 2 ori, Questa gara è andata molto bene. Questa è stata una gara internazionale ed è stato il mio primo oro a livello internazionale. L'anno scorso sono arrivato terzo ai campioni italiani, quindi il mio progetto è arrivare a novembre tra i primi 2 almeno ai campioni italiani per la nazionale. Escluso Vito, voi due siete ancora giovanissimi per le categorie, giusto? Vito è nei senior, noi ancora abbiamo tanta strada. In bocca al lupo. Crepi. Grazie. Maestro, ci sono oggi le consegne di nuove cinture? Sì, come ogni anno lo chiudiamo con questo saggio finale, che più che altro è una festa che condividiamo insieme ai genitori, amici della Martial, e quindi oltre alla consegna è un momento
di festa dove i ragazzi fanno vedere, oltre alla competizione, fanno vedere le loro abilità sportive.